voglio dire, non hanno tutte prime linee, quindi ritengo che avendo fatto con la squadra per quel tipo di obiettivo non hanno seconde linee secondo me. Quindi anche noi abbiamo un organico importante per quanto riguarda i nostri obiettivi, quindi abbiamo lavorato per obiettivi diversi, quindi naturalmente anche noi abbiamo un organico di buon livello per quello che dobbiamo fare noi. Sì, ho due domande, diciamo, di prospettiva, qualcuno aveva anche già anticipato negli scorsi. Uno, no, non ti chiedo se resti, se non resti, più o meno la risposta abbiamo chiesto 10 ore fa, quindi la risposta è già abbastanza acquisita. No, ti chiedo cosa te ne sembra di questa ipotesi, che sembra quasi una certezza, di un campionato di Lega Pro con playoff e playout allargati, addirittura si parla di una zona cuscinetto quasi, quasi nulla. E Bene, poi... bene, lo condivido perché fino alla fine si lotta per qualcosa e quindi secondo me non vengono meno le motivazioni che possono indurre una squadra magari mentalmente a mollare perché non lotti per niente, così secondo me è importante che fino alla fine devi stare sempre sul pezzo e devi avere le motivazioni al massimo per poter raggiungere l'obiettivo. Non è però un po' troppo schizofrenico No, pensare che potessi trovare, non lo so, no, no. No, ma in sai, zona playoff un mese prima della fine del campionato e retrocessi un mese dopo, ma il perché... calcio è uno spettacolo, quindi deve essere, e tale deve essere secondo me, non deve essere, perché chi viene allo stadio deve essere invogliato perché deve vedere uno spettacolo. Poi devono essere bravi gli attori a farsi apprezzare per quello che si fa. Capisco che in Italia, per la mentalità che c'è in Italia, prima viene il risultato e poi vengono le altre cose, però dico, se si riescono a coniugare le due cose, diventa una cosa importante, perché deve cambiare, perché ci deve far riflettere un po' a tutti il fatto che gli stadi sono mezzi vuoti. Ci sarà un motivo perché questi stadi sono mezzi vuoti. Dannati perché secondo me sono brutti gli stadi italiani. Adesso Sì, già magari significa non sono poco. accoglienti, non sono, c'è qualcosa da rivedere, però non penso che il motivo, non penso che il Principale. motivo è questo, penso che ci sono noi addetti ai lavori e abbiamo delle responsabilità. Però gli stadi belli sono pieni, stadi brutti, dico, c'è Quindi dell'ampira vuoto, il mezzo stadium è la Juve che pieno. vince sempre. No, Il però Crotone, guarda che il Crotone che ha uno stadio dei tempi è pieno, quindi lo stadio chi è che delle vince, Alpi, chi è anche che quando... vince lo stadio lo riempie sempre. Lo stadio delle Alpi, Questo anche quando vinceva, era sempre mezzo vuoto, è. In era Italia c'era. brutto. Sì, no, Sì. beh, la Juve l'ha riempito sempre lo stadio, quindi ritengo che Altra secondo me è una questione di spettacolo. cosa invece, un'eventuale Lega Pro con le squadre B che però ne salgono e ne scendono, quindi sono una variante un po' particolare, come la vedi? Va bene, perché già questo è un sistema che hanno in Spagna, mi sembra che già esiste, quindi e se oggi la Spagna riesce a portare diverse squadre in finale di Champions Con League o in Europa l'allenatore che League, allenava la squadra B, peraltro. giusto? Quindi vuol dire che secondo me è un esperimento che va bene e quindi non vedo il motivo perché non si debba fare qua, perché la Juve o il Milan non debbano avere le seconde squadre e farle partecipare in un torneo così, perché ritengo la Lega Pro che sia un torneo importante dove da noi c'è la mentalità magari di andare a prendere il giocatore a fine carriera, invece secondo me dovrebbe essere al contrario. Ultima cosa, quindi resti, mi pare che hai detto, Dove? no? Qua alla Stasera creazione. siamo qua, domani abbiamo la partita. Stasera vai a vedere la Fortitudo Agrigento? Ma vorrei andare, però devo vedere come comprare il Ti hanno fatto biglietto. anche complimenti il loro Io proprietario. ricambio, ancora noi abbiamo una famosa So cena che con che Gianni sei molto, molto sì, amico, con purtroppo non Maier. siamo potuti andare a cena e mi auguro che ora riusciamo a trovare sia io che lui qui quell'oretta per stare un po' assieme e scambiare un po' delle idee, anche se parliamo di sport diversi, ma sempre sport di squadra. Quindi l'augurio che faccio è che la Fortitudo possa arrivare alla fine e vederla vittoriosa. Questo è Senti, un bocca al lupo che io faccio alla società e al tecnico e naturalmente ai giocatori. domani l'ultima giornata della regular season, cosa ti aspetti? Che risultati ti aspetti? Il Catania riuscirà ad evitare i Mi playout? aspetto che vinciamo noi, poi degli altri Non ti non. interessa, No, ma mi quindi... interessa per le squadre siciliane che possano raggiungere l'obiettivo, Messina compreso il qualificazione Catania, comunque. già il Messina l'ha raggiunto da un po' di tempo e quindi mi auguro che il Palermo, un po' tutte le squadre isolane possano dare lustro a tutta l'isola. Sì, non pensi una voglia particolare, oppure se proprio raggiungere questo stato di rilassatezza nel raggiungere un risultato prestigioso come questo?
cosa non. Ti chiedo se avverti quella voglia particolare di concludere in bellezza con un Da risultato di parte nostra? prestigio, sì. Sì, penso di sì. Che può capitare se arriva a fine stagione, sai, una riuscire a stagione complicata, molto giocarti una partita di questa con Benevento, con una serenità mentale, tipo. Ma già ieri ho visto negli allenamenti che abbiamo fatto, ho visto una gamba diversa di alcuni giocatori, ho visto un atteggiamento La diverso. mancanza di persone può essere un vantaggio o uno No, svantaggio, sai, secondo giocare, io penso che tutte domani la partita la vorrebbero fare, no? Una partita gioco contro il Benevento, mi auguro che ci sia una buona cornice di pubblico e fare una buona prestazione e perché no, magari portare a casa, diciamo superare quella soglia dei 40 che non siamo arrivati lì per lì perché solo per gli scontri diretti superata, ci direi, siamo. superata vittoria. Certo, perché diventerebbe importante. Senti Pino, mi dai un giudizio sull'attuale dirigenza dell'Atlas? La trovi matura, pronta per Ma non penso che sta a me, loro devono giudicare me, non posso essere io a anche. Non riesci a darmi un giudizio, un commento? giudicare loro. Non posso io giudicare la proprietà, eventualmente sono loro che giudicano il mio lavoro. Senti, invece un'altra cosa, se avete già parlato, avete fissato una data per un Bah, incontro, se c'è una io data. penso che sia giusto dopo la partita di domani, La che settimana che penso verrà. nella prossima settimana sicuramente ci incontreremo per fare, secondo me, prima di tutto per fare un consuntivo e relazionare dal punto di vista tecnico quello che è stato fatto e poi si vede di parlare di un eventuale futuro ad emergendo. Ripeto, io non ho niente di contrario, fermo restando che si facciano le cose in un modo serio. Ma attenzione perché oggi non sono state fatte, però ci sono tante cose, diciamo, collaterali che vanno sistemate, Se dovessi rimanere all'Atlas, in quali reparti va migliorata la squadra? Cosa chiederesti eventualmente al Non ci ho direttore pensato, ad sportivo? oggi non ci ho pensato. Vuoi sbilanciare? No, non è che non voglio sbagliare, non è una cosa che ad oggi. Cioè, io intanto devo fare anche un'analisi, che già ho iniziato a fare questa analisi del campionato sui giocatori che ho visto, su quello che. A farmi un'idea, però naturalmente questo dipende da obiettivo e budget. Non Perfetto, dipende da. Allora, se a me mi chiama l'Alas e dice noi il prossimo anno vogliamo vincere il campionato, allora fai una. Se tu dici mi devo salvare, ne fai altri. Fai altri. Ti mette su già questa è strade una buona diverse, no? idea. Quindi penso che questo qua siano. Fermo restando che noi abbiamo una base, ritengo importante per quello che è stato fatto, parlo sempre della mia gestione. Domande? 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 Ok, grazie. Questo giorno. Grazie.